Ci speravo perché so che questa squadra ha grande qualità. Stiamo allenando poco perché è la storia di queste squadre che hanno molti impegni, però so che anche con poco allenamento questa squadra ha grande qualità, mettendo grande applicazione dal punto di vista dell'intensità, dell'atteggiamento, può lo stesso fare buone cose. È chiaro che dobbiamo migliorare molto su alcuni aspetti, però credo che la voglia di vincere della squadra stasera si sia vista, e queste sono basi importanti su cui costruire delle storie piacevoli. Il riferimento di Mimmovic ci ha fatto molto, ma anche moltissimo come morale per il gruppo. Ma lui è con noi dal primo giorno, quindi in realtà insomma è la sua presenza, è una presenza costante anche negli allenamenti. Oggi era la prima partita che poteva essere impiegato in campo nella partita, lo ha fatto molto bene, dando il suo contributo, soprattutto con la qualità del suo gioco, mi riferisco all'attacco, alla battuta, anche al muro, insomma è un giocatore che non presento di sicuro io, e quindi siamo contenti di aver aggiunto qualità anche a quello che è la possibilità di sviluppo del gioco del sestetto in campo, ecco, perché fino ad oggi Ivan poteva solo darci un contributo come ha fatto durante gli allenamenti. Sta cambiando ogni partita la tua squadra? Stiamo cercando di migliorare, sappiamo che allenando poco il miglioramento passa anche attraverso le partite, e oggi abbiamo fatto una partita migliore rispetto alle precedenti, non solo dal punto di vista dell'atteggiamento, anche dal punto di vista della qualità. Non ho ancora guardato le statistiche, ma insomma è evidente che abbiamo avuto il cambio palla con percentuali molto buone, e anche, a parte un piccolo passaggio del secondo set, finalmente ha avuto anche buona continuità in contrattacco, e questo fa di una squadra, insomma, una squadra difficile da battere. Mi auguro che continueremo a crescere, ma a confermarci in questo senso. Sappiamo che per farlo ci sarà da lottare ogni giorno. Sì, questa è una squadra che ha molti battitori. Stasera hanno battuto, oltre ad avere molti battitori in salto, hanno battuto anche molto bene. Abbiamo iniziato subito la partita molto forte, e poi abbiamo avuto continuità anche lì. In una fase finale del secondo set abbiamo fatto qualche errore di troppo, però quando la squadra è in tiro così bisogna che la battuta si continui a spingere, perché è un modo di tenere l'avversario alle corde, anche se c'è qualche errore in più. L'equilibrio in battuta è sempre quello: se si vuole raccogliere bisogna prendersi qualche rischio, e va bene così. E la tua vita personale, la tua carriera, dall'8 settembre a oggi, tante partite così? No, però insomma di questo non ci si stanca mai, si sa che va affrontata una per volta, perché sarà una frase fatta, ma ogni avversario, poi soprattutto quando si affronta squadre che ambiscono a traguardi importanti, ti affronta sempre con un piglio diverso, col braccio più sciolto, quindi sarà dura mantenere, ma ci proveremo, io ci proverò, insomma è piacevole. Dormi anche in questo periodo? Sì, adesso che il fuso orario non è più un problema, dormiamo. Si lavora, ma questo è il bello di questo lavoro, insomma, facciamo un lavoro che ci piace, faccio un lavoro che mi piace e ne sono strafelice. Sì, abbiamo lottato fino alla fine, però Macerata è stata lucida e puntuale nei momenti importanti, ha portato via i 3 punti di oggi. Bravi loro. Avete sbagliato parecchio in ricezione e a muro. Abbiamo faticato in ricezione all'inizio, poi abbiamo preso un po' le misure. A muro non credo che si possa sbagliare o non sbagliare, credo che questo dipenda molto anche dalla qualità della squadra che hai di fronte. Loro hanno una batteria di schiacciatori fortissima, quindi è chiaro che giocare contro di loro e giocare contro altre squadre non è la stessa cosa. Quindi sono stati bravi loro, noi un po' di meno, e hanno vinto meritatamente. Eravate sempre lì, però non riuscivo a avere quel guizzo per passarli. Nelle cose facili loro sono stati praticamente perfetti, noi abbiamo fatto qualche sbavatura e quindi l'abbiamo pagato. Siete stati sempre lì, però avete perso 3-0. Sì, è mancato qualcosa. Sicuramente loro hanno giocato una bella partita, hanno regalato poco, forse solamente nel secondo set hanno sbagliato troppe battute, ma erano già avanti di 3-4 punti, quindi non è cambiato nulla. E
insomma, dobbiamo migliorare ancora un po'. Loro sono una squadra candidata a vincere lo scudetto, sono molto completi in ogni reparto, insomma, ricezione, attacco, muro, non hanno buchi, e questa solidità oggi si è vista. Allora, male ricezione abbiamo visto un pochino, male, e male anche un po' sul muro. Ma sono tante cose da migliorare, insomma, lo sappiamo che male, ovviamente questi difetti di cui tu parli vengono fuori contro le squadre molto forti, ed è chiaro che contro loro dobbiamo confrontarci, e insomma questa partita ci dice anche un po' dove siamo e dove dobbiamo migliorare. L'allenatore vedrà quali sono le cose che ci sono mancate più di tutti per stare dietro a questa Macerata che è candidata a vincere lo scudetto. Insomma, tutta un'altra squadra, l'inserimento di Ivan ovviamente ha caricato un po' le squadre, però noi lo sapevamo che era difficile, poi vincere qua non è mai facile, quindi siamo contentissimi perché abbiamo fatto 3 punti d'oro per la classifica. Adesso c'è la Champion? Adesso c'è la Champion, non ci fermiamo più, purtroppo è così, quindi recuperiamo le energie e ci aspetta una battaglia mercoledì là a Belgrado. Stati bravi secondo me, soprattutto nell'atteggiamento, perché ci abbiamo creduto davvero dall'inizio fino alla fine, non abbiamo mollato mai. Siamo stati un po' sotto nel terzo set, però secondo me non abbiamo mai avuto la sensazione di, non lo so, di perdere, perché eravamo molto concentrati, e secondo me è stata la prima vera partita di quest'anno, nel senso proprio che abbiamo giocato con l'atteggiamento giusto. È un segnale importante, no, per il campionato, la dimostrazione che questa Lube c'è, e oggi avete dimostrato proprio il vostro valore contro un grande avversario. La Lube c'è, a volte purtroppo non riusciamo ad esprimerci al massimo, noi ci dispiace davvero tanto perché lavoriamo molto, molto duramente, quindi quando non giochiamo bene noi siamo i primi che purtroppo non siamo contenti, però quest'oggi non abbiamo nulla da rimpiangere, siamo molto contenti, ce la godiamo e poi vediamo cosa succede nelle prossime partite. Adesso c'è anche la sfida di Champions, subito non c'è tempo per vedere. Appunto, diciamo che non abbiamo tempo per rifiatare, però siamo contenti di giocare, diciamo, così tante partite, perché rimaniamo sempre sul pezzo, quindi va bene. Qui a Perugia sempre comunque bei ricordi, no? È un palazzetto che porta bene. Ah sì, dai, l'ultima partita che abbiamo fatto qua è stata molto bella, quindi vabbè. Oggi è stata una grande partita, quindi speriamo di continuare su questo filone.